Ciao ragazzi, eccomi qua. E in questo nuovo tutorial non voglio parlarvi di capelli, ma voglio parlarvi di questo prodotto qua, Biore UV Perfect Face Milk. Io ho la pelle grassa e mi sono trovata benissimo con questo prodotto qua. È il prodotto più buono che ho usato in vita mia. Perché? Io ho usato tutte le protezioni solari che potete immaginare, da quando avevo 21 anni, uso sempre perché ho la pelle che ha tendenza a fare delle macchie e ora uso anche per il discorso anti-età. E non mi sono mai trovato, provato di tutto, ragazze, di tutto, mai trovato una protezione che mi lasciasse con la pelle asciutta. Invece con questa qua, io la uso il mattino, poi 3 volte al giorno io cerco di passare, perché lo sapete che va via, no? E non protegge più se va via. E dal mattino alla sera la pelle è sempre asciutta, è una roba meravigliosa. Vi dico già che non è bio, perché ha i siliconi, non ha parabeni, non ha parabeni, non ha petrolati e non ha paraffina, però a siliconi. Io per i capelli uso solo prodotti bio, ma sul viso il bio non fa per me. E vi lascio sotto l'inci di questo prodotto qua. Io l'ho preso su eBay, ho pagato 10,30 € con la spedizione e vi dico come ho conosciuto i prodotti asiatici. C'è una ragazza brasiliana che vive a Londra, si chiama Paola. Lei ha un blog che si chiama Beleza, Beleza Sem Fronteiras, che in italiano sarebbe Bellezza Senza Frontiere. E lei ha dei capelli ricci, belli. E lei parla di prodotti, no, in generale, in questo blog. Io vi lascio sotto il link del blog, che almeno potete andare sul blog a vedere. E potete, o se andate con Google Chrome, il Google Chrome dà l'opzione di tradurre le pagine in lingua straniera, e se non riuscite ad andare con Google Chrome, potete tradurre il testo con Google Traduttore, no? E lascio anche il link del suo canale su YouTube, che così almeno ragazze brasiliane che vedete il mio video potete accompagnare i video della Paola perché sono interessanti per noi che viviamo in Europa. E cosa volevo dire? È un periodo, ragazze, che io soffro di amnesia, mamma mia. Sì. Quindi l'unica cosa è che il prodotto lascia per me, che ho la pelle scura, un leggero velo bianco, però ora d'inverno mi sto mettendo sopra la BB cream, ma d'estate cercherò d'estate non ci metterò niente perché ho già usato altre protezioni che mi lasciano con leggero velo bianco sul viso ed estate uso tranquilla, senza problemi. Sì, io sono andata anche su internet a cercare perché la Paola mi ha detto che si è trovata benissimo con prodotti asiatici perché ho fatto delle domande, no, a lei. Ho cercato tantissimo sulle BB cream asiatiche, ho scoperto che le coreane sono le migliori e ho scoperto, c'erano sui blog. Il prossimo prodotto che voglio usare è una BB cream coreana, vi farò sapere come mi troverò. E ragazze, le asiatiche hanno dei prodotti molto diversi dai nostri, hanno degli inci molto diversi, i loro prodotti, perché il mercato asiatico è molto esigente, perché le asiatiche vogliono una pelle liscia, uniforme e senza macchie. Se fate caso, le riprese, quando fanno le riprese in Asia, si vedono sempre queste donne con le pelli perfette. Perché loro i prodotti hanno inci diversi, loro hanno una routine di bellezza diversa. Io vi farò un tutorial con questa routine di bellezza asiatica e io cercherò di buttarmi sui
prodotti asiatici e piano piano vi darò notizie qua. Ragazzi, io vi lascio al prossimo tutorial. Un bacione, ciao!